Ciao amici, l'SP500 è ancora troppo alto per i nostri gusti. È meglio che non vi tiro fuori un ETF oggi, ma oggi vi parlo dei soldi e di avere la persona giusta accanto. È una per noi che abbiamo preso a modello, a esempio, Warren Buffett, il nostro maestro. A un certo punto, tra le dritte che ci dà, cioè, sposa la donna giusta. Sposarsi, conviventi. Sono andato a sbirciare gli insight e ho visto che se il pubblico è 100% maschile. In realtà c'è Teodora, non guardare questo video, Teodora, e c'è anche un'altra boomer invidiosa che mi insulta su Facebook, però penso che non vedono i video, penso che seguono i post, è meglio così. Andiamo avanti e parliamo di cose nostre, ragazzi. Ho visto anche la vostra fascia d'età, più o meno, siamo anche coetanei. Se non tutti siete sposati, fidanzati, voglio darvi un po' di dritte così, perché in relazione anche al denaro. Allora, andiamo subito nel rapporto uomo-donna. Quando conosco una ragazza, una donna nuova, gli faccio delle domande camuffate. Nel senso, tra la domanda che voglio sapere io, se gli piacciono gli uomini con tanti soldi, gliela metto al terzo posto. Magari prima scherzando gli dico: ti piacciono alti e biondi? Oppure cosa ti piace mangiare? Io temo quelle che mangiano i crostacei. Infatti, nel mio libro ho scritto sempre di evitare le donne che vanno a Dubai, ma è una generalizzazione, evitate quelle che fanno la bella vita, perché pure in Italia avete visto quanto costa la pizza Briatore, che vi fanno ogni uscita vi diventa una Waterloo di denaro, insomma. È molto importante avere una donna che è vicino, che non vuole fare la bella vita, almeno così la penso io, non so voi. Tutti noi vogliamo essere amati per quel che siamo, però è molto difficile. L'apparenza conta e lo status conta. Valutate almeno il 20-30% in più quelle che hanno un lavoro stabile. Attenti che quelle che hanno proprio l'indeterminato, se sono ancora libere, vi hanno conosciuto, vi frequentano, cercano proprio di essere impollinate. Però, ecco, per esempio, se una ragazza è da 6, 6,5, ha un lavoro che non ha rischio crisi, che parliamo, non lo so, quelle che fanno le estetiste, o parlo di ragazze semplici, puntate le donne semplici, ragazzi, io me ne andavo nelle città più sperdute. C'è molta differenza tra le donne di grandi città. Lì è molto più facile trovare quelle che amano la moda e comunque hanno un patrimonio della casa, che la loro casa vale molto di più, o comunque quella la vita in città costa molto di più se la casa non è loro, e quindi hanno delle spese maggiori. Per chi vive in piccole province come me, ci sono tante ragazze semplici, purtroppo quasi tutte fidanzate, che sono anche molto brave, meno dispendiose, meno più umili. Allora, e non esagerate anche con l'età, io questa cavolata l'ho fatta, vi voglio tenere a bada. Certo, quando una vi piace non ci capite niente, però almeno 10 anni, più di 10 anni più giovane, poi correre dietro inizia a essere un po' difficilotto. Però ci sono anche donne che sono mature, questa non è una regola su cui soffermarsi, no? E dopo che vi ho detto come qualche tattica proprio per scovare, per cercare di capire in maniera simpatica con chi avete a che fare e quali sono le donne migliori, ovviamente non potete spostarvi di città in base alla persona da mettere accanto, insomma, è una cosa che viene da sé. Sfruttate, ragazzi, ecco, vi do una dritta, e se vivete in grandi città che c'è molta concorrenza e nelle grandi città come si dice, l'immigrazione è più maschile che femminile, poi nelle province minori è un po' più equa. Sfruttate queste applicazioni se siete socievoli per conoscere nuove persone, non frequentate sempre lo stesso giro. Allargare le conoscenze è alla base di tutto, l'ho scritto anche nel libro, dà molte dritte a livello di. E dà molte opportunità in più. Ecco, in questo io scarto quelle che mi fanno aspettare. Sono molto poco paziente. Col denaro, con gli investimenti, sono diventato col tempo più paziente. Con le donne sono per niente paziente, ragazzi. Non perdo tempo dietro alle ragazze. Gli piaccio, glielo dico, se mi piacciono, glielo faccio capire, gli faccio le battute, uso la malizia, ma non sto lì dietro a fare cose da cicisbeo. Anche perché magari hanno già qualcuno, bisogna aspettare un momento buono. L'ideale, questo è, lo so che è facile dire, ma poi è difficile mettere in pratica, farglielo capire, ma poi aspettare l'occasione buona.
Non ho un'altra cosa da aggiungere, curiosa, che c'era un mio amico, un ragazzo che non conosco, non è proprio un amico, però insomma che non trova una ragazza e io gli ho detto: ragazzi, una cosa importante nella scelta della donna, guardate la madre. Io con la scusa anche qua gli faccio: ma tua mamma è bionda come te o mora come te? E lei magari ti tira avanti la foto, chiedetegli un'altra, fateglielo scherzando, non gli fatemi vedere la foto di vostra madre, perché è un po' come... Andiamo alla concessionaria, ci compriamo la macchina nuova e poi dobbiamo rivederla dopo 15 anni. Non è la stessa cosa, insomma, le persone purtroppo invecchiano. Quindi va bene, dai, spero di avervi divertito. Sono curioso di vedere come va questo video. E, insomma, state attenti alle persone, non soltanto alla donna, anche un po' alle persone che avete intorno, che non siano troppo spendaccioni per i vostri soldi.